Ciao a tutti, Colors, benvenuti in questo nuovo video. Volevo scusarmi dell'assenza della settimana scorsa, ammesso che qualcuno se ne sia accorto, però il fatto che davvero non sapevo che video fare. E a questo proposito, prima di entrare nel vivo di questo video, vi chiedo due cose. Qui sotto nei commenti, questa volta, al posto di lasciarmi altre frasi in dialetto, cosa che comunque, se vi va di proporre un futuro, potete lasciarmi due cosine. Numero uno, una domanda per un ask per la prossima settimana che si farà, però se raccolgo almeno 5 domande. Per meno di 5 mi sembrerebbe di parlare da solo. La seconda cosa che potete lasciarmi se volete e un'idea per un video diverso dall'ask, quindi riassumendo in termini molto semplici. La mia domanda per l'ask è: ti piacciono le mele rosse o gialle? Come video mi piacerebbe vedere quel video tag, mi piacerebbe vedere quello story time, mi piacerebbe che tu parlassi di questo. Queste due cose voglio nei commenti, se è possibile, vorrei. L'erba a olio non cresce neanche nel giardino del re, diceva un vecchio proverbio. Ma entriamo finalmente nell'argomento del video. In mancanza di idee, ho chiesto sia a voi qui su YouTube che ancora una volta ai miei contatti su Facebook di dirmi altre frasi in dialetto che insieme proveremo a leggere. E la prima frase ce la offre da Facebook la nostra amica Rossella, che mi manda questa esortazione. Chica di Yonku, capa saracchina. Allora, mi ha detto, per maggiore difficoltà, non ti dico la traduzione. Io ti dico, Rossella, che ho capito, forse metà, perché Kikati è molto simile al verbo che utilizzava la buonanima della mia nonna per dire chinati, cioè abbassati. Yunku immagino che non sia una cosa molto, scusate, Yunku immagino che non sia una cosa molto simpatica, sarà una roba tipo idiota, stupido. E il resto non lo so, capasta, che passa oppure qui passa. Racchina non ho proprio idea. Un commento qui sotto, Rossella, se vuoi. Adesso puoi rivelarmelo. Rivelarlo a me e ai nostri fruitori, si può dire così. Va bene. Non ci sono molte frasi questa volta, speravo un po' di più, ma pazienza, non ci lamentiamo sempre. Il mondo di Danielita 92 mi propone il dialetto veneto, probabilmente perché io giocherei facile con il tarantino barra pugliese, ma in realtà ho vissuto 2 anni a Padova, posso avere quei 5 minuti di vanto e quindi. Quando le finiva il vin, va bene anche l'acqua. Vi ho fatto anche l'intonazione. Traduzione per me è semplice, ma per chi non lo sa, la rifaccio. Quando è finito il vino, va bene anche l'acqua. Abbiamo il nostro amico Grizzly che probabilmente avrà detto, sei già stato troppo bravo con il siciliano. E quindi, essendo per metà di sangue trentino, mi aveva dato, ricordo benissimo, una frase in dialetto trentino che però vado a rileggere perché in realtà l'ho letta già da qualche giorno. Nare venir come il voter democheni, perché c'è l'accento sulla O, quindi nare venir come il voter democheni, che si traduce, ve lo leggo perché non me lo ricordavo, andare e tornare come il burro mocheno, che è un modo di dire per indicare un iter complicato e cervellotico,
ma del quale l'etimologia non è certa al 100%. Riscontro nei commenti, Grizzly caro, grazie. Poi la zia Mirella del canale Ricette e Risate in pochi minuti mi ha detto voglio sentire il mio dialetto e mi ha dato due frasi o meglio uno scioglilingua e una frase e, aspettate che lo voglio leggere di nuovo perché l'ho già letto ed è praticamente scioglilingua. Tiki te taki tak, te me taki taka mi, mi taka taka ti, taka te taki to tak. Buh! Stava andando troppo bene, poi sul finale mi son perso. Riproviamo. Tiki te taki tak, te me taki taka mi, mi taka taka ti, taka ta ti to tak. Adesso sì, yeah! E fuori uno. Il secondo, se non mi sbaglio, qui ci dovrebbe essere la... come si chiama? La vocale con i due puntini, insomma quella. E quindi la pronuncia della seconda frase dovrebbe essere Anduma a fa una passeggiata per Fung. Giusto, è Anduma, non è Anduma. Giusto? Mi farai sapere. Poi. Daniele DS3, sicuro verace, mi suggerisce. Attacca l'usceku d'un nivolio pacioni. Pagioni, giusto? Si pronuncia così. Detto che io conosco bene, anche se non ero certo, non sono certo di aver azzeccato la pronuncia, perché ne esiste una versione nel mio dialetto che per la prima volta dopo anni di rifiuto psicologico sto per parlare, ed è tacca lo succio, tonca oli, lupatruno. Traduzione per chi non l'avesse capita è lega l'asino dove vuole il padrone. Siccome non c'è tanta roba purtroppo questa volta su Facebook come l'altra volta, andrò sul mio secondo post di Facebook dove mi hanno risposto, se non sbaglio, soltanto Cristian e Roberta, sì, solo Cristian e Roberta, quindi grazie Cristian e Roberta. Partiamo da Roberta che mi ha dato la frase più corta, è una sola, e siccome questa volta sono poche persone farò tutte le frasi di Christian. Qui in entrambi i casi sarà un fattore di pronuncia perché credo che entrambe si capiscano. Roberta mi ha suggerito Vulabas e Skivaisas. Non so se dovevo forse pronunciarla in modo diverso e intonarla meglio. Comunque, Christian mi aveva dato più frasi dicendomi di scegliere, avrei scelto se fossero state di più. Ma siccome ma avete... dicevo, proviamo a dirle tutte. Quindi prenderò un post perché me ne mandate boh, tre tipo. E... tre post uguali, intendo. Proviamo a dirle tutte. Va in piazza e pia consiglio, a ritorna a casa e fa come te pare. Va in piazza e ascolta ciò che ti dicono, dopo torna e fai di testa tua. Perdonare da uomo, scordassene è da bestia. Il perdono degli uomini, l'oblio è delle bestie. Ma qui si entra secondo me proprio nel vivo. È meglio averci 100 cani alle coste che una spina al culo. È meglio avere 100 cani alle costole che uno scocciatore. Per usare un eufemismo, uno scocciatore. Purtroppo devo... niente, sono onesto, ragazzi, e...
Ci sono giorni in cui non mi scrive nessun messaggio per ore. Adesso tra contest, poche, pochissime persone care, non riuscivo a fare questa parte, quindi per correttezza dico che è la terza volta che sto pronunciando, però non ho chiesto aiuto a nessuno, giuro. Stavo dicendo, sempre sulla stessa falsa riga, diciamo così. Meglio svegliarsi col culo gelato che congelato al culo. Solo che il significato cambia perché significa non fidarti mai di chi non conosci bene. Bene, ragazzi, le frasi sono finite. Nel frattempo vi siete pure illusi che io abbia una vita sociale, ma era quasi tutta roba, virgolettiamo, molto professionale, legata al canto. Solo una persona veramente cara mi ha scritto mentre ricevo il video. Io spero che vi sia piaciuto. Spero che mi suggerirete nuovi video come vi ho chiesto poc'anzi. E se mi farete almeno 5 domande per l'ask, come ho detto prima, l'ask sarà il video che avrà la precedenza, tempo permettendo, la prossima settimana. Io vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!